Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power e benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Questa è la CPU AMD Ryzen 9 5900X, uno dei processori di punta della nuova linea Ryzen 5000 prodotta da AMD. Prima di iniziare a parlarvene però vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. L'AMD Ryzen 9 5900X è costruito sull'architettura Zen 3 ed è basato su un processo produttivo a 7 nanometri, a 12 core, 24 thread, 70 MB di cache. Opera con un base clock di 3,7 GHz che può arrivare fino a 4,8 GHz. Il TDP è da 105 W, supporta memoria RAM di tipo DDR4 fino a una velocità di 3200 MHz. Questa CPU rappresenta un'altra tacca nell'eterna sfida fra AMD e Intel per il dominio del mercato desktop. Finora sostanzialmente ci siamo sempre attenuti ad alcuni pensieri più o meno condivisi dall'intera comunità di appassionati e appassionate. AMD va meglio per il multithread e Intel è preferibile per giocare. Bene, AMD con il suo 5900X vuole ribaltare questo trend offrendo un processore che è in grado di raggiungere ottime performance in game. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il 5900X riesce a surclassare l'ex top di gamma di Intel dello scorso anno, il 10900K, con buone prestazioni praticamente in qualsiasi applicativo. Un altro aspetto positivo è l'assenza di un nuovo chipset, perché le schede madre della serie X570 sono compatibili con i Ryzen 5000, il che limita anche i problemi di disponibilità. Persino le temperature sono buone e anche sotto stress la CPU non supera gli 85 gradi, anche se AMD stessa ha dichiarato una temperatura di picco pari a 98 gradi. Diciamo che dipende molto dal dissipatore che andremo a usare, dato che non è presente un dissipatore incluso con il processore, quindi tenetene presente in fase di acquisto. Ma passiamo ora a parlare delle sue performance, prendendo come esempio Battlefield 5, lo sparatutto di DICE, in risoluzione Full HD e con una RTX 2080 Ti arriviamo a 176 frame al secondo, 89 in 4K. Assassin's Creed Odyssey ci porta invece a 90 frame al secondo in Full HD e 46 in 4K. Infine, Far Cry 5 arriva fino a 144 frame in Full HD e scende a 83 in 4K. Potete trovare la CPU AMD Ryzen 9 5900X su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ciao a tutti e alla prossima!